Lettera di mamma al figlio carabiniere. Caro figlio, ti scrivo queste poche righe perché tu sappia che ti ho scritto. Se ricevi questa lettera, vuol dire che è arrivata. Se non la ricevi, fammelo sapere. Così te la rimanderò. Scrivo lentamente, perché so che tu non sai leggere in fretta. Qualche tempo fa, tuo padre ha letto sul giornale che la maggior parte degli incidenti capitano entro il raggio di 1 chilometro dal luogo di abitazione, e allora abbiamo deciso di traslocare un po' più lontano. La nuova casa è meravigliosa. C'è una lavatrice, ma non sono sicura che funzioni. Proprio ieri ci ho messo dentro il bucato, ho tirato l'acqua e poi il bucato è sparito completamente. Il tempo qui non è troppo brutto. La settimana scorsa ha piovuto 2 volte, la prima volta per 3 giorni e la seconda per 4. Ti voglio anche informare che tuo padre ha un nuovo lavoro. Adesso ha 500 persone sotto di sé. Infatti taglia l'erba nel cimitero. A proposito della giacca che mi avevi chiesto, tuo zio Piero mi ha detto che spedirtela coi bottoni sarebbe stato molto caro, per via del peso dei bottoni. E allora, li ho attaccati. Ma, se pensi di riattaccarli, te li ho messi tutti nella tasca interna. Tuo fratello Gianni ha fatto una grossa sciocchezza con la macchina. È sceso e ha chiuso di scatto la portiera, lasciando dentro le chiavi. Allora è dovuto rientrare in casa, prendere il grip per spaccare il vetro, e così siamo potuti scendere dalla macchina anche noi. Se per caso vedi Margherita, salutala da parte mia. Se non la vedi, non dirle niente. Adesso ti saluto perché devo correre all'ospedale. Tua sorella sta per partorire. Ma siccome non sappiamo ancora se avrà un bambino o una bambina, non so dirti se sarai zio o zia. Un forte abbraccio dalla tua mamma che ti vuole tanto bene. PS, volevo metterti anche un po' di soldi, ma avevo già chiuso la busta.